Ciao bambini, eccoci di nuovo insieme per fare una super super attività. Allora, oggi realizzeremo dei peluche di carta con la carta di giornale. Per farlo ci servono degli acquerelli, pennelli e un bicchiere d'acqua, una graffettatrice, un pennarello nero, un paio di forbici e del giornale. Innanzitutto partiamo dal giornale, per cui vi faccio vedere che giornale ci serve. Ci serve una pagina di giornale doppia, vedete? Che si chiuda come un libretto. La chiudiamo, ok? E con il nostro pennarello nero andiamo a disegnare l'animale che vogliamo realizzare in peluche di carta. Io ho scelto il pesce, per cui parto dalla coda. Bello grande che occupi tutto il foglio. Faccio l'occhio, un bel sorriso, le scaglie del nostro pesce. Ecco qua. Quando ho disegnato il mio pesce, prendo le forbici e senza aprire il nostro foglio di giornale che è già piegato, vado a ritagliare. Seguendo bene i bordi, mi raccomando. Anche la pinna piccola, ecco qua. Ecco qui il nostro pesce. Come vedete, ne avremo due, perché tagliando la pagina piegata avremo due pesci uguali. Allora, la carta che ci è avanzata non buttiamola via perché ci servirà dopo. Quindi mettiamola da parte. Dall'altro lato del nostro pesce, sempre con il pennarello nero, andiamo a disegnare quello che abbiamo disegnato dall'altra parte. Quindi l'occhio, la bocca e le scaglie. Perfetto. Ora con la graffettatrice, chiedete aiuto a mamma e papà per questa operazione, prendete i due fogli attaccati che combaciano perfettamente, vedete? E con la graffettatrice pinzate tutto il contorno del nostro pesce. Tutto il contorno, ma lasciate fuori la coda del pesce perché ci servirà un'apertura per inserire dentro il giornale che abbiamo messo da parte prima. Come sapete, i peluche che avete a casa dentro hanno del cotone o dei pezzi di stoffa magari che fanno l'imbottitura. Noi faremo l'imbottitura del nostro pesce con delle pallottole di giornale, quindi prendete il giornale che è avanzato prima e lo appallottolate con le mani. Ne prendete un po', lo appallottolate fino a fare tante palline, ok? Dopodiché
prendete la coda del nostro pesce dove abbiamo lasciato un buco, vi soffiate dentro, così aprirete un po' il varco, e piano piano, mi raccomando, altrimenti la carta si strappa, andate a inserire le palline di giornale che abbiamo fatto con la carta che ci è avanzata. Piano piano, una alla volta, e le spingete sempre più in fondo. E la pancia, vedrete la pancia del nostro pesce crescere sempre di più. Guardate, io qui ho fatto altre palline. Piano piano, altrimenti il nostro pesce si potrebbe strappare. Se per caso strappate il vostro pesce, vedete qua c'è un buco, ci vuole un'altra graffetta. Ecco qua. Dicevo, se per caso strappate il vostro pesce, lo potete aggiustare con dello scotch o, se ci riuscite, con un'altra graffetta. Sentiamo un po' com'è la pancia del nostro pesce. Qui c'è ancora spazio, ma servono pezzi più piccoli. Con il ditino andate dentro la pancia del pesce, con il ditino andate dentro la pancia del pesce e spostate la carta di giornale, così potete mettere i pezzettini dove servono. Ecco qua, ora la pancia è piena. Adesso che la pancia del nostro pesce è piena, possiamo andare a pinzare anche la coda. Potete decidere di imbottire anche la coda oppure di lasciarla senza imbottitura. Mettiamo la nostra graffetta. Graffettiamo prima una parte. Ecco qua. In questa parte prendiamo un pezzo piccolo, forse anche un po' più grande, ecco qua, e la inseriamo nella coda piano piano, come per la pancia. Ecco qua. Dopodiché prendiamo l'ultimo pezzo e lo teniamo fermo finché pinziamo anche l'ultima parte di coda. Mettiamo bene dentro, chiudiamo con una mano e con l'altra pinziamo. Chiedete aiuto alla mamma e al papà per pinzare tutto il pesce. Ecco fatto, qui serve un altro punto e avremo il nostro pesce. Ora con i nostri colori ad acquerello andremo a colorarlo. Prendete il bicchiere d'acqua, il pennello e i colori. Potete scegliere i colori che volete. Vado a colorare le scaglie del nostro pesce. Vorrei fare proprio un pesce multicolore. Quando avete colorato tutto il pesce, mettetelo fuori ad asciugare. Quando sarà asciutto, potrete girarlo e colorare dall'altro lato. Io avevo già preparato un pesce, l'avevo messo ad asciugare ed ecco qua il mio pesce multicolore. Potete giocarci. Vedete, l'ho colorato anche dietro, con le scaglie tutte arcobaleno. Potete giocare al mare con i pesci, oppure potete realizzare altri animali, tutti gli animali che volete, seguendo lo stesso procedimento. Mi raccomando, attendete fino a che la carta non sarà bene asciutta, altrimenti è facile che vi si rompa in mano, ok? Spero che realizziate tantissimi animali e spero di poterli vedere tutti le prossime volte che ci vedremo. Un bacio, a presto!